Io non ce la faccio più, regà! Io non ce la faccio più! Io non ce la faccio più! Non reggo più! Lo volete capire? Non si può continuare così! Un derby di merda! Un derby di merda! Ci sta a rovinare una stagione! Ma è possibile! È possibile una cosa del genere! Io non ho... Veramente sono sconsolato oltre ogni modo... Devete sempre la stessa Roma a gennaio che fa due partite di merda e poi si sfascia contro la prima squadra del cazzo che te capita, perché scusatemi con tutto il rispetto che posso avere per lo Spezia, ma non c'è paragone di rosa tra la Roma e lo Spezia. La Roma stasera doveva fare 6-0 come minimo per quello che è successo nel derby. Che raga, quello che abbiamo visto al derby è come se il derby non fosse mai finito. No. Cioè, era la stessa identica partita, abbiamo fatto la stessa identica cosa. Per quello... E poi ti sei svegliato dopo i due gol. Esatto, ti sei svegliato dopo i due gol come al solito, perché poi ovviamente parti, entri ma in è campo una partita assurda, non Fabio. Sei entrato in campo. La cosa brutta è che la recuperi e ti sei mandato l'impossibile per far 3-2, perché le occasioni... Mortacci tua, porca maiorana, li mortacci tua, te do stai mo! Li mortacci tua due volte a porta vuota! Non so quante occasioni ci hai avuto per far... Tanto non serve a niente. E fa il 3-2, poi arrivano i supplementari, ragazzi, e nel giro dei 20 secondi questa penso sia un record, una statistica record. Io non ho mai visto uno schifo del genere. Una situazione simile in due azioni. Ma tutto meritato, non è che ci hanno regalato le espulsioni, regà. Due espulsioni nette di merda. Mancini fa una cappellata clamorosa, cioè da... Ma sei già ammonito, santo Dio, sei già ammonito. Un intervento inconcepibile a sti livelli, perché comunque giochi in Serie A, lo sai benissimo che sei ammonito. Una situazione inutile, cioè che poteva tranquillamente risparmiarsi. Ma poi dopo un secondo, nello stesso minuto, sullo stesso fallo, cioè fischiano fallo, lanciano sta cazzo di palla. Difesa della Roma in bambola, perché come al solito la palla passa in mezzo ai due centrali. Non mi ricordo chi, se Galabinov, Piccoli, chi cazzo era, non mi ricordo. Paolo Lopez liscia, regà, Paolo Lopez liscia, la palla prende il calciatore, cioè, e se prende in un minuto la seconda espulsione. Per lisciare il pallone alza la gamba e travolge l'attacco. Ma voi state a rendere conto di quello che cazzo noi dobbiamo vedere? Guarda, quello che dobbiamo subire ogni volta. Te posso dire la verità, la cosa a ciliegina sulla torta per concludere tutto questo? Verde, gol dell'ex, che alto. Mortacci tua di capoccia! Un cazzo e una Vigorsol segna di testa. Questa è una barzelletta, raga. Ditemi voi se può essere... Guarda quest'altro! Questo è Carius dei poveri, di mortacci sua. Ha fatto due parate, una meglio dell'altra. Ha fatto il fenomeno. Io non ce la posso fare, raga. Io mi sono rotto i coglioni, perché io tanto... Non lo volevo dire, ho fatto finta di niente. Dico, prima della partita stai zitto, fai finta di nulla. C'avevo un semone. Tanti ne diranno, vabbè, no, ormai, no, magari no. Avessi vinto, non l'avresti detto. L'avrei detto uguale. Questa è una cosa che io c'avevo un semone. Solo di Perché Roma, noi ci avevamo un precedente. Noi ci avevamo un precedente. Noi in Coppa Italia con lo Spezia ci abbiamo perso 1-0, se non mi ricordo male. 1-0, sì. All'Olimpico era 0-1. All'Olimpico, sì. Ci hai perso e ti hanno buttato fuori dalla Coppa Italia. E dopo poco tempo venne cacciato Garcia, perché all'epoca c'era ancora Garcia e subentrò Spalletti. Regà, io tra me e me cercavo di allontanare sto pensiero, però ho detto, dopo il derby 3-0, tu guarda quello che succede. Guarda, forse sarò provocatorio nella dichiarazione che farò adesso, però io fossi Friedkin caccerei Fonseca. Non perché voglio mancare. Ma chi cazzo piglia al posto di Fonseca? Boh! Non me ne frega un cazzo, lo mandi via, perché tu non puoi perdere 3-2 con lo Spezia in questo modo, dopo che hai perso un derby in una maniera vergognosa. Mi dispiace, ma io manderei via Fonseca. Così di fondo bianco, senza un pretesto, lo mandi via. Basta, mi hai rotto il cazzo di mamma mia. Regà, la cosa assurda, e ripeto, la cosa assurda è che tu... Allora, vogliamo riassumerla rapidamente? Calcio di rigore, c'è chi diceva non c'è... Regà, il rigore era netto. Il rigore era netto. Lo tocca, lo prende, punto. Calcio di rigore. Sul secondo gol, regà, la difesa è vergognosa, sì, ragazzi, sì. La difesa è vergognosa! Ovviamente vai sotto. Perché poi mi sta rivenendo in mente tutto! Ma certo. Mi sta rivenendo in mente, regà, la difesa è stata vergognosa! Abbiamo subito delle cose che non stanno né in cielo né in terra! È stata vergognosa la Roma, perché hai in fase offensiva qualcosa hai fatto, poi se porca maiorana davanti alla porta! Davanti alla porta, per Dio, la puttarta tua!
forte, è normale. Sei mangiato 6 gol, è normale. Ma normale che è un cazzo, normale. Là è il singolo che ha sbagliato, però tu le occasioni ce l'hai avute. Ma non me ne frega un cazzo, tu devi fare 6 gol a sta partita. Perché ce l'hai avute le occasioni per fare 6 gol? A me non mi sta bene sta storia, basta. Non si può. Io stasera a fine primo tempo lo sta 5-0 e fa giocare la primavera del secondo tempo, fa 5 cambi e mette primavera dentro. Podcoreanu volevo mettere dentro 2002, invece no, abbiamo dovuto fare cambi eccellenti per provare a recuperare una partita per una cazzo di Coppa Italia che so anni e anni che provavamo a dire ogni anno, oh, ma magari quest'anno per cominciare a vincere qualcosa la Coppa manco Italia. Manco quella li mortacci vostri. Non se ne può più. 3 partite del cazzo a gennaio che ogni anno sistematicamente ti rovinano una stagione intera. Perché tanto mo sono appena cominciati gli scossoni un'altra volta. Hai pareggiato con l'Inter, hai perso male con la Lazio e esci dalla Coppa Italia. Un'altra stagione da buttare nel cesso. Tu in 3 partite ti sei rovinato un obiettivo plausibile, perché la Coppa Italia probabilmente la potevi fare, probabilmente, cioè la potevi fare. Magari non potevi vincere, ma con lo Spezia uno pensa di passarla almeno con lo Spezia, esatto. Per Dio! Dico tanto, almeno arriva in semifinale, provamoci. E poi in campionato quelle 2 partite hai fatto 1 punto in 2 partite contro 2 big. Le altre ti si sono fatte tutte sotto un'altra volta. Ma tu te la arrivi in culo un'altra volta per l'ennesimo anno. Ti dirà bene se arrivi in Europa League. E ricominci a giocare. Regà, 2 espulsi. Regà, 2 espulsi in 1 minuto. Noi ci siamo in 20 secondi. In quale minuto? Vabbè, quello che cazzo è? Noi ci siamo rotti le palle. Le cose più assurde le inventiamo sempre noi. Quello che se sbaglia a compilare la lista e te danno il 3-0 a tavolino. E questi così che nel giro... Ma come cazzo fai nel giro di 2 secondi a prendere 2 espulsioni? Sei uscito per il rotto della cuffia alla fine a portarla ai supplementari? Io ho pensato... Cazzo, ai supplementari... Oh, te lo giuro, fa! Ho pensato... Cazzo, 11 contro 11 ai supplementari, ce la possiamo fare? Potrebbe uscire fuori la qualità della Roma! Oh, il karma mi ha punito! Ma pulito, perché ho pensato che stavamo 11 contro 11. Non hai fatto manco tempo. È incredibile. Non hai fatto manco tempo a pensarlo. No, ma io sinceramente ti dico la verità, dopo che abbiamo fatto il 2-2 ho detto adesso magari si può fare. Sì, che poi comunque era ancora il secondo tempo, quindi ho detto magari riusciamo a evitare sti cazzo dei supplementari, perché comunque sono sempre 120 minuti che ti ritrovi poi alla partita di sabato, perché rigiochi un'altra volta contro lo Spezia. Quindi ho detto magari riesci a evitare, risparmiate un po' di energie. Non solo non hai risparmiato energie, hai fatto una figura di merda emerita, esci pure dalla Coppa Italia, cioè preciso. Ragazzi, noi siamo arrivati di cervello, io non ce la faccio più, non mi posso rovinare la vita e l'esistenza. Io dopo il 2-0 vi dico la verità, non mi è mai successo in vita mia, ma oggi c'avevo la voglia di staccare il televisore, sì, perché sì. Veramente stavo a rischiare, e non lo so se dopo sto video mi sentirò male, ma stavo a rischiare seriamente di sentirmi male. E io non me merito questo. Ci avete rotto il cazzo. Ci avete rotto i coglioni.